ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi accolgo già con un make up di Halloween. Questo qui è il make up che ho ricreato all'interno di questo video. Non avevo mai fatto un make up del genere, di solito mi sono sempre buttata sul classico. Qualche anno fa appunto da vampiro, da clown con il mio fidanzato. Da 2 anni a questa parte ho scoperto che mi piace molto fare make up un po' più in 3D, tipo illusioni, ragni, volti mascherati, comunque sia. Oggi ho provato a fare questo teschio, vi giuro che sembra difficilissimo. In realtà se siete un minimo pratiche con il make up, quindi basta improvvisare un make up occhi, fino a lì ok. Poi nulla, basta solo sfumare dei colori. Ho usato 3 colori principali, chiaro, medio e scuro. Io ho usato il blu, potete utilizzare qualunque colore. E niente, non serve avere un occorrente specifico, quindi sangue finto, cere perché la preferite, solo ombretti e pennelli. Quindi vi lascio al video tutorial. E niente, se vi faccio almeno un pizzico di simpatia potete iscrivervi con il tastino rosso qua sotto. Come potete notare ho già la base fatta, in realtà solo fondotinta, correttore e cipria, non ho messo né terra né blush. E direi di cominciare subito dagli occhi, per cui prendo un primer, lo applico su tutta la palpebra. Ah, tra l'altro forse non ve l'ho detto, ricreeremo oggi un teschio glitterato, quindi diverso dai soliti teschi messicani o paurosi, ma un pochino più chic. Il bello di questo make up è che lo potete ricreare in qualunque colore. Ho visto dei make up bellissimi sul viola, sul rosso, sull'azzurro, perché poi comunque si creano qui anche delle sfumature, quindi diventa poi super particolare nonostante sia veramente semplice. Oggi ho messo la magliettina blu perché effettivamente credo di non aver mai creato un make up sui toni dell'azzurro e del blu, per cui oggi è il grande giorno. Questo si sposa benissimo perché ho scoperto da poco che in armocromia io dovrei essere una winter in teoria. Io in realtà mi vedevo tantissimo autunno, per cui tutto l'armadio pieno di colori caldi. In realtà pare che non sia così, quindi proviamo a fare un make up freddo. Innanzitutto vi faccio vedere la foto al quale mi piacerebbe ispirarmi. Si tratta di questo make up qui, la ragazza in questione si chiama Soyjo Makeup, qualora voleste appunto seguirla. Si tratta appunto di ricreare un semplice smoky non troppo preciso, un po' buttato lì a caso, dando una forma un po' rotonda e allungando sul sopracciglio, fare questo particolare sul naso, sulle guance e infine delle lineette di eyeliner sulla bocca. Sto utilizzando principalmente la palette di Morphe in collaborazione con James Charles e la Secret Palette di Nabla. Inizierei innanzitutto con l'azzurro della palette di James, che porto proprio su tutta la palpebra mobile cercando un po' di sfumare. Tampono il colore sulla palpebra mobile. Tra l'altro potete scegliere appunto voi l'intensità, se farlo un po' più marcato, un po' più soft, con più o meno glitter. È proprio super personalizzabile secondo me come make-up. E come cosa dell'ultimo minuto ci può anche stare, perché appunto posso fermarmi a qualcosa del genere, quindi super soft, oppure anche lì se sono un attimino più una pro, creare qualcosa di più grafico, più definito, con più colori. Dipende un po' da persona a persona, ecco. Qualora non aveste palette colorate di questo tipo, secondo me viene benissimo, dico benissimo, ma volevo un po' uscire dalla mia comfort zone, anche farlo semplicemente sui toni del marrone, dell'arancione, cioè marrone un po' più arranciato, del bronzo, secondo me viene pazzesco. Poco a poco, se notate, sto aggiungendo il colore e cercando di sfumare. Tra l'altro, per chi non mi seguisse su Instagram, vi lascio qui il contatto, che è un canale aperto da poco, quindi ho circa 100 di follower, per cui se mi volete aiutare a crescere anche lì vi consiglio di seguirmi. E lì ho fatto invece un make up tema Squid Game, per cui se volete anche qualcosa di un po' più particolare, un po' più horror, perché c'è un po' sangue finto, beh ecco, seguitemi anche lì per vedere come l'ho ricreato. Per cui con un pennello e un ombretto siamo arrivati a questo risultato. Io ci tenevo un po' a scurire l'angolo esterno col petrolio della palette di Nabla, perché lo voglio usare per sfumare un po' i colori, quindi provo ad applicarlo all'angolo esterno, ma è un passaggio non necessario. Una volta ricreata una sfumatura del genere, io ho voluto un po' giocare con i colori, ma bastava anche solo il colore mono sulla palpebra mobile e andava benissimo. Non mi volevo complicare un po' la vita. Porto i colori anche nella palpebra inferiore, inoltre ho portato anche molto il colore nell'angolo interno, in modo che risulti un po' più, quasi un cerchio, ecco. Adesso con i 2 pennelli che abbiamo utilizzato poco fa, porto il colore dall'angolo interno
passando per il sopracciglio, che hanno un po' un'espressione quasi imbronciata, un po' quelle linee che hanno i teschi, proprio qua a fianco al sopracciglio. Per adesso sembra tipo il trucco quello che fanno i bambini per diventare una farfalla. Con il blu più intenso che abbiamo utilizzato poco fa, scurisco questa linea. Prendo il mio color preferito della palette di Nabla, ovvero Playard, e lo applico molto abbondantemente all'angolo interno. Vado anche sotto il sopracciglio. Lo sto mischiando anche un po' a questo illuminante qui di Revolution, che ha dei riflessi verdi simili all'ombretto di Nabla. Ok, qualcosa del genere, anche se per adesso sembra tutto perché un teschio. Ma fidatevi del processo. Con un pennellino piccolo e un po' di nero cerco di delineare il cosiddetto naso da teschio, che poi il naso non ce l'ha. Quindi mi mantengo nella zona della punta del naso e disegno qualcosa del genere. Successivamente, dopo aver creato un bordino abbastanza scuro con il nero, vado con i colori di poco fa. Quindi vado con il petrolio nella parte vicino al nero sfumando. E nella parte più interna invece applicherò l'azzurro. E sopra Playard e l'illuminante. Nel frattempo potete terminare gli occhi semplicemente con del mascara, se vi piace l'eyeliner, o se siete tipi da ciglia finte, con le ciglia finte. Io non sono tipa da ciglia finte, ma oggi applicherò per voi le ciglia finte. Lasciamo che si incollino per bene. E adesso passiamo alla parte divertente. Rimuovo il gloss e con un po' di fondotinta mi occupo di far sparire le labbra. Il pennello che abbiamo utilizzato per gli occhi, che non intingo nella palette, quindi nell'ombretto, ma sporco di poco fa, vado un po' a ripassare l'interno delle labbra, tipo così, leggerissimo, mentre con il pennello un po' più di precisione e con il color petrolio o il color scuro che avete scelto, vado proprio precisa all'interno delle labbra. Dovreste ottenere un effetto simile a questo. Infine, con il pennello ancora più fine, che abbiamo utilizzato poco fa per ricreare il naso, vado con il nero ancora più preciso nella parte interna. Così. In questo passaggio, con un eyeliner nero, o se preferite andare un po' più con cautela, con una matita nera, dovremo tracciare le famose linee di qua e dei denti. Quindi, munita di eyeliner, vado a tracciare questa linea. Direi di iniziare da qui, dove abbiamo l'attaccatura dell'orecchio in alto. Quindi forse la cosa più difficile di tutto questo trucco è cercare di fare questa linea uguale dall'altra parte. Ma anche se non viene uguale, poi un po' la camuffiamo, quindi tranquilli. Quindi stessa altezza, parto da qua. Visto? È stato semplice. E cerco di portarlo un po' anche dentro. Qui, cioè, vi faccio vedere così è meglio. Tipo così. Adesso con il pennellino di poco fa, quello un po' cicciotto e piatto, vado con il nero, così camuffo eventuali errori dati dalle linee sbagliate, e vado semplicemente a fare questa cosa, quindi a sfumare il colore nero. Basta, questo è quello che dovete fare, sembra proprio di colorare. Per questo vi dico che un make-up ok, sembra super elaborato, ma in realtà si tratta di fare uno smoky, delle linee, e colorare. Certo, per chi è proprio inespertissimo di make up magari può iniziare con una cosa tipo il vampiro, il clown, un po' più facili, ma per chi già mastica un po' il make up e vuole fare un look non banale ma neanche troppo difficile, con prodotti che non si trovano facilmente in commercio, questo qua secondo me è fantastico. Quindi coloro entrambe le linee in questa maniera col nero, quindi circa un centimetro. Nella parte più vicina alla bocca vado assottigliando questa linea. Così,
Tra l'altro, appunto, è il make-up ideale per chi magari ha una festa, vuole andare da qualche parte, ma non piacciono quei trucchi un po' troppo spaventosi, sangue, un po' inquietanti, ecco. Questo qui alla fine è colorato, è carino. Per esempio, giusto ora sto notando che le linee sono completamente diverse, proprio completamente, quindi cerco di rimediare. Questa qua è un po' più alta, per esempio. Beh, ma chi se ne accorgerà mai? Di sotto vado con il petrolio, sfumando i colori tra di loro e mantenendomi sempre circa un centimetro, uno e mezzo. Ok, siamo arrivati a questo livello e adesso applichiamo l'azzurrino. Questo decido di portarlo fino alla zona inferiore dell'orecchio, da questa parte, ma nella parte più interna vado sempre a stringere. Quindi poi finisco circa così. E nella parte inferiore, col pennellino pulito a sfumatura, vado a sfumare un po' il colore. Dopo aver creato la nostra sfumatura, ovviamente si vede che le linee sono super diverse. Però in complesso fa un bel effetto, no? Adesso con l'eyeliner bastano tirare delle linee verticali. Per non sbagliare direi di partire dalla linea centrale. Vado quindi al centro delle mie labbra. E alla distanza che più o meno hanno i nostri denti, appunto, tiro giù delle linee. Questo dovrebbe essere più o meno il risultato che avrete ottenuto. In realtà il look va benissimo così, quindi potrebbe essere finito, però io voglio provare a dargli un twist in più. Quindi fermati a qui se sei una ragazza che comunque ha approcciato da poco il trucco, che è brava sì, però nelle cose semplici. Mentre se sei magari una un po' più pro, io non sono in realtà una pro, quindi sto lì. Se sei una che vuole tentare a vedere se è ancora più brava di così, con un pennello nero, piccolino, provo a sfumare le linee che sono questi denti, creando delle ombreggiature. Quindi dopo aver sfumato un po' le linee, vado sempre con il colore Play Hard e riempio l'interno dei denti. Mi è venuta l'idea di sfumare anche l'illuminante di Revolution, qui per rendere il tutto tipo glitterato. Wow! Finalmente ho trovato l'utilità di questo illuminante. Quindi niente, il trucco è finito. Questo è qui il risultato finale. Spero tanto che vi piaccia. Se così fosse, vi invito a iscrivervi al canale e a lasciarmi un mi piace, così capisco se vi è piaciuto o meno. Io vi mando un bacione gigante e ci vediamo al prossimo video. Ciao!